Grazie Presidente. Allora, questo emendamento è un emendamento molto concreto. Dalla variazione di bilancio si evince che il Dipartimento, questo ordine del giorno, che il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato per l'annualità 2021 economie di spesa per 11 milioni di euro. A questo punto io, ma non ho avuto risposta neanche nella precedente seduta di aula, devo ribadire il fatto che esiste un piano assunzionale ed un concorso le cui prove sono state completate. Di conseguenza io questi fondi sinceramente non li manderei in economia, stante la necessità da parte dell'ente di fare delle assunzioni, e queste assunzioni è possibile farle proprio nell'annualità 2021. Di conseguenza mi domando per quale ragione o per quale motivo non si debba provvedere a portare avanti questa attività, che mi pare comunque un'attività che la Giunta, la maggioranza, dovrà prima o poi portare avanti, stante il fatto che si tratta di un concorso con dei vincitori che hanno diritto all'assunzione. Detto questo, io approfitto anche della presenza dell'assessore scozzese, che ringrazio della presenza in aula, della costante presenza in aula durante questa seduta, e per manifestare una perplessità rispetto a quello che è stato. L'assessore scozzese non mi ascolta, però magari lo sentirà dopo nella seduta registrata. Assessore, lei è stata ha avuto dei ruoli dirigenziali di primissimo piano, e oggi la sua esposizione però mi è parsa appunto un'esposizione molto tecnica, molto ragioneristica. Oggi lei è vice sindaca, per cui noi abbiamo necessità che lei faccia anche delle affermazioni, o comunque che ci metta a conoscenza di quelle che sono le interpretazioni di carattere politico dei provvedimenti che noi in quest'Aula andiamo a valutare. E lo dico perché non voglio essere strumentale, cioè il fatto di aver visto un vero e proprio colpo di spugna su tutte le opere che erano presenti e che sono di fatto scomparse può avere una ragione, una ratio dal punto di vista tecnico, ma solo nel momento in cui lei ce lo dice in illustrazione, ci spiega o comunque ci dice che ad esempio il mercato di San Giovanni di Dio, piuttosto che altre opere di cui non vi è più traccia, saranno presenti nel bilancio di previsione, non lo saranno, poi si discute, si può essere d'accordo o non d'accordo. Altrimenti noi siamo costretti a fare delle valutazioni solo rispetto a quello che leggiamo e a quello che vediamo. E quello che vediamo è un vero e proprio colpo di spugna su opere fondamentali per la città. E lo ripeto perché è importante cogliere il senso di ciò che sto dicendo. Non voglio essere strumentale, chiedo soltanto che ci sia chiarezza su aspetti che sono fondamentali per poter continuare a, come dire, ad avere una dialettica ed un dialogo che sia costruttivo per la città. Grazie.